questo video vedremo la traduzione del perfetto passivo. Partiamo da alcune frasi semplici da completare. Leggiamo in latino: a Germanis captivi sevis verbis in castra tracti sunt. Applico le regole della traduzione, parto cioè dalla forma verbale tracti sunt, che è plurale, il che presuppone, come abbiamo detto sempre, un nominativo plurale. In questo caso captivi, che significa i prigionieri. Ora, il problema è ricercare il significato del verbo, della forma verbale, avendo di fronte un perfetto passivo. Come si può fare? È molto semplice. Prendo il participio perfetto tracti, stacco la i e inserisco le forme us, a, um, e nel vocabolario vado a cercare tractus. Ovviamente tra le due forme tractum e tractus sceglierò tractus a um, perché mi dice subito che è il participio perfetto del verbo trao, e quindi vado a cercare la forma trao. Trao, traes, traxi, tractum, traere, che significa trascinare. Quindi i prigionieri furono trascinati. Come? Con parole violente, sevis verbis, in castra, complemento di moto a luogo, penetrazione, da chi? Dai germani. Complemento da gente. Vediamo ora la seconda frase. Nella seconda frase abbiamo il neutro plurale castra. Castra castrorum in latino è, diciamo così, una delle eccezioni della seconda declinazione. Non dobbiamo tradurla infatti al plurale questa forma, ma al singolare. Castra castrorum significa accampamento. Tuttavia, nella forma latina, questa parola si comporta esattamente come un neutro plurale, quindi gli aggettivi, o in questo caso il participio che concorderà con questa forma, dovrà essere al neutro plurale. Leggiamo la frase: castra in tutis locis posita sunt, tamen inventa sunt ab inimicis. La virgola costituisce una barriera invalicabile ed è qui che io mi fermo nella traduzione. Parto da qui, parto dal verbo posita sunt. Questa forma è chiaramente un perfetto passivo. Come ritrovo la forma verbale nel vocabolario? Come si è detto in precedenza, parto dal participio perfetto, stacco la A del neutro e metto us, e troverò positus, posita, positum nel vocabolario. E il vocabolario mi rimanda alla forma pono, ponis, posui, positum, ponere della terza coniugazione, che significa collocare. Verbo, forma verbale al plurale, nominativo plurale. Il nostro nominativo è castra, l'accampamento. Quindi la traduzione è: l'accampamento fu collocato dove? In tutis locis, in luoghi sicuri. Passiamo alla seconda parte. Tamen inventa sunt ab inimicis. Anche qui partiamo sempre dalla forma verbale. Abbiamo nuovamente un perfetto passivo. Anche in questo caso, per ritrovare, risalire alla forma verbale nel dizionario, stacco la A di inventa, aggiungo us a um e troverò inventus, inventa, inventum, e il vocabolario mi rimanderà alla forma invenio, invenis, inveni, inventum, invenire della quarta coniugazione. Significa trovare. Quindi tradurrò furono trovati, furono individuati, letteralmente è così, ma in realtà questo inventa concorda con castra, è riferito al nominativo castra e sappiamo che dobbiamo tradurlo come singolare, castra castrorum singolare, quindi fu individuato, fu scoperto. Tuttavia fu scoperto da chi? Dai nemici.